Amici di tuttoandroid.net, vi ritrovate in questa nuova video recensione dove andremo a vedere LG Optimus Pro. LG Optimus Pro è un nuovo device della casa coreana di fascia entry level, diciamo, con questa tastiera fisica comoda ma con forse alcune pecche, tuttavia è molto utile. Non abbiamo dunque la tastiera virtuale, avendola proprio sotto lo schermo. Partiamo dalle caratteristiche tecniche: abbiamo 129 grammi di peso. Abbiamo un display capacitivo touchscreen a 2.8 megapixel con risoluzione 320x240 TFT, una batteria da 1500 mAh, poi troviamo Wi-Fi, Bluetooth, tutte le varie connettività e non manca la fotocamera da 3 megapixel senza flash LED e lo speaker posteriore altoparlante. Passando quindi alle caratteristiche fisiche, troviamo sul lato destro la porta micro USB, superiormente abbiamo tasto accensione e spegnimento e standby, un piccolo slot per togliere la cover e jack da 3,5 per le cuffie, fianco sinistro bilanciere del volume, sotto solamente il microfono. Come ho già visto dietro abbiamo la fotocamera e l'altoparlante, sotto una batteria da 1500 mAh. Direi di andare a vedere la parte software. Parte software: troviamo Android 2.3 Gingerbread con una leggera modifica di LG, come vedete 2.3.4, e abbiamo per esempio questa barra di notifiche leggermente modificata con 5 tasti rapidi al volume, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e sincronizzazione dati. Sotto abbiamo il player per la musica e poi abbiamo questa notifica di Watchdog che abbiamo installato noi. Allora, è un dispositivo sicuramente interessante, come vedete abbastanza fluido, non è uno smartphone da top ma è comunque un buon smartphone. Andando nelle applicazioni troviamo tutte quelle standard di Google come Gmail, Calendar, la gallery eccetera, ma anche alcune personalizzate di LG. Abbiamo inoltre questo menu classificato con download e applicazioni di serie. Nell'applicazione di serie abbiamo per esempio questa app per l'aggiornamento software, quindi possiamo controllare se c'è un aggiornamento software o meno. Intanto attiviamo il wifi. Poi possiamo andare a vedere la gallery, gallery standard di Android Gingerbread, con lo sfondo che cambia in base all'immagine presentata, e questa è una fotografia scattata con LG Optimus Pro. Troverete poi comunque nell'articolo di recensione. Usciamo anche dalla gallery e visto che siamo connessi al Wi-Fi, andiamo a fare un test sul browser. Andiamo per esempio su tuttoandroid.net. Senza usciamo dalla versione mobile. Aspettiamo 2 minuti, carichi, 2 secondi anzi. Aspettiamo che la pagina finisca di caricarsi per andare poi a analizzare scrolling e pinch to zoom. La pagina completata quasi, perché non è ancora stata completata, lo scrolling tuttavia è abbastanza fluido, idem il pinch to zoom. La risoluzione, non è, l'abbiamo già detta, è 320x240, comunque molto buona. Usciamo anche dal browser
vogliamo ricordare che questo dispositivo supporta il Flash Player, ha un processore da 800 MHz, una RAM da 512 MB, anzi scusate, 256 MB, mentre una memoria utente da 150 MB, con supporto alle microSD e quindi fino a 32 GB. Menu classico con icone colorate. Se torniamo all'applicazione, interessante, troviamo anche questa gestione delle applicazioni personalizzate LG, dove possiamo appunto gestire le nostre app scaricate, quindi disinstallarle oppure Office, Radio FM disponibile con le cuffie, Twitter preinstallato di serie e poi basta. Questa è un'applicazione che abbiamo scaricato noi, infatti c'è scritto download sopra. Direi che abbiamo fatto una rapida vista di queste applicazioni, ci manca solo la fotocamera anche lei leggermente personalizzata, ma con tutte le caratteristiche di Android, quindi possibilità di modificare l'ISO, i colori, il bilanciamento del bianco, modalità paesaggio o meno, focus, zoom, eccetera eccetera. Abbiamo anche modalità video con risoluzione 640x480. Una pecca di questo dispositivo riguarda la tastiera, in quanto è abbastanza rumorosa mentre andiamo a scrivere e i tasti sono molto vicini, quindi è facile sbagliarsi durante una scrittura veloce. Tuttavia ha anche la sua comodità rispetto alla tastiera fisica. Direi che per ora è tutto, ci vediamo alla prossima recensione da Michael, prodottoandroid.net. Ciao a tutti!